Ciao Mellon, io sono Sten, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e il ben ritornato qui sul mio canale. Oggi nel nostro viaggio delle analisi tolkieniane è venuto a farci visita Pipino, figlio di Paladino. E a differenza del personaggio di Merry, come abbiamo visto la volta precedente, è sicuramente quello che tra l'esposizione del libro e l'esposizione cinematografica non c'è una enorme differenza di rappresentazione. Nel libro vediamo Pipino come un personaggio sì infantile, perché nonostante tutto fra i quattro hobbit è quello più giovane, ma anche astuto, molto ma molto curioso, come si vede nel capitolo in cui Gandalf lo sta portando a Minas Tirith e non fa altro che tartassarlo di domande una dopo l'altra. Immagino la confusione, il fumo nel cervello del povero Gandalf, e direi anche molto furbo, oltre che ad essere infantile. Mentre nel film, come avevamo accennato nel video precedente, viene saltato maggiormente il lato della spalla comica, il lato quindi giocherellone e scherzoso. Viene anche più accentuato il suo lato sciocco, appunto perché rappresentando la spalla comica è quello a cui ricade il ruolo di alleggerire certe scene per renderle meno cupe e più, diciamo, sopportabili. Sicuramente nel film viene anche rappresentato come il personaggio più ingenuo, come lo si vede nel momento in cui si fionda per la seconda volta a guardare nel Palantir e successivamente è costretto a lasciare Edoras insieme a Gandalf. In quel momento notiamo quanto sia ingenuo, nonostante tutto il tempo che ha trascorso e tutte le avventure che ha trascorso, è rimasto ancora legato al suo lato ingenuo, perché non capisce come mai debba partire. È costretto a dividersi da suo cugino, e questo secondo me è dato dal fatto che la maturazione di Pipino arriva soltanto successivamente, e come vediamo all'inizio del libro riusciamo a intuire che nel suo animo, nel profondo del suo animo, si racchiuda una persona furba, astuta e molto coraggiosa, cosa che poi pian piano iniziamo a vedere nel corso della vicenda, così come per esempio quando vengono catturati dagli orchi. È astuto il modo in cui riesce a lasciare le tracce ad Aragorn e Legolas e Gimli, ed è stato anche molto coraggioso, perché se lo avessero scoperto non penso che l'avrebbe passata liscia. E già in quel momento riusciamo a intravedere un leggero cambiamento, solo successivamente quando è costretto ad abbandonare Merry. Questo suo lato astuto e questo suo lato coraggioso emerge sempre di più fino a consolidarsi. Non a caso riesce a contrastare la pazzia di Denethor, corre verso la battaglia in cerca di Gandalf pur di salvare Faramir, e devo dire che è stato molto impavido e coraggioso un atto del genere. E se dovessimo catalogare, se vogliamo dirlo in questo modo, il personaggio di Merry sotto un certo tipo di eroismo, se eroismo da eroe candido classico o eroismo tragico, direi che rappresenta in parte tutti e due gli aspetti. Da una parte vediamo una leggera macchia di eroe tragico, perché viene comunque tentato e sedotto da Sauron tramite il Palantir, subisce il fascino del male, non riesce a distogliere lo sguardo per via della sua curiosità, quindi il suo carattere curioso non fa altro che portarlo alla lieve tentazione. E dall'altra parte invece abbiamo le caratteristiche dell'eroe classico e candido, perché comunque è coraggioso, non si perde mai d'animo e affronta di spada tratta tutti gli imprevisti che gli capitano davanti. Diciamo che oggettivamente è quello che rappresenta maggiormente le persone comuni, quindi me e te, perché tutti quanti
nel corso della nostra vita cedono a una leggera tentazione, allo stesso modo in cui Pipino ha ceduto alla curiosità di scrutare ancora una volta nel Palantir, e allo stesso tempo riusciamo a superare gli ostacoli che ci vengono imposti dalla vita e quindi ritrovare, a riscoprire il coraggio che ha assopito dentro di noi, esattamente come è capitato a Pipino, che nel corso della sua storia, nel corso dell'avventura, riesce a tirar fuori il coraggio necessario per affrontare gli imprevisti e i pericoli che gli capitano. E penso che sia proprio questo il messaggio principale che Tolkien abbia voluto comunicarci col personaggio di Pipino, ovvero che tutti nel corso della nostra vita possono incontrare delle tentazioni, delle piccole tentazioni, e quindi cedere una volta a queste piccole tentazioni. Ma comunque dobbiamo cercare di andare avanti, superare questi ostacoli con tutto il coraggio che riusciamo a raccogliere in noi stessi. Soprattutto ci sta comunicando che non tutti gli errori che commettiamo sono un male, soprattutto quelli legati alla nostra personalità, ma che anzi da essi possiamo ricavarne qualcosa di buono, così come è accaduto a Pipino, che a causa della sua curiosità e della sua ingenuità è stato tentato due volte a guardare nel Palantir e quindi è stato costretto a separarsi dai suoi amici e a cambiare il corso della storia. E quindi, nonostante gli errori che commettiamo, che in quel momento possono apparire tragici, possono portarci a un cambiamento positivo nella nostra vita, e da essi possiamo apprendere molte più cose e possiamo imparare a non commettere più gli stessi errori e quindi a crescere e farci più maturi e responsabili. Possiamo imparare a migliorarci e continuare la nostra storia nel miglior modo possibile, così che riusciamo ad attenuare le conseguenze nate dagli sbagli commessi in precedenza. È la stessa cosa che è accaduto a Pipino. Quindi diciamo che dal piccolo personaggio di Pipino, un povero sciocco, abbiamo compreso una lezione di vita che ci può servire in qualsiasi ambito, in qualsiasi momento, per il resto dei nostri giorni. Quindi grazie Pipino, non ce lo riscorderemo mai. E questo è quanto ho colto dal personaggio di Pipino. Non sono stata molto traumatizzata dalla scelta di Peter Jackson di renderlo molto più infantile e sciocco rispetto al libro, come invece mi ha scioccato col personaggio di Merry, di cui ti avevo parlato l'altra volta. E quindi Peter Jackson, sei salvo. Quindi ringraziamo il personaggio di Pipino per averci fatto compagnia oggi. Fammi sapere tu invece cosa ne pensi del personaggio, se trovi che ci siano altre differenze abissali tra il film e il libro, e soprattutto che insegnamenti ti ha comunicato a te, che sono molto curiosa di sapere dal tuo punto di vista. Ti lascio inoltre il sondaggio per decidere quale personaggio vuoi che analizzo la prossima volta, o qui, non lo so, dove c'è il pop-up. Ti invito inoltre a iscriverti al mio canale, così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd, esoterismo e riflessioni sulla vita. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, e io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon!